Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video, io sono Dama Collezione e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a fare la recensione di un mega volume manga che mi è stato regalato nel Natale dell'anno scorso. Si tratta di un'opera fantascientifica davvero sontuosa che io vi straconsiglio e che mi è piaciuta davvero tantissimo, tant'è che mi sono deciso a realizzare questa recensione. L'opera è Planetes di Makoto Yokimura. E questa qui è la sua Complete Edition edita da Planet Manga dalla Panini. Questa qui è la versione deluxe, versione tipo omnibus dal costo di 45 euro, che è rilegata e che ha una struttura bella solida, ed è un'edizione davvero pregevole per questa magnifica opera, Planetes. Dunque, io non l'avevo mai letta, l'opera mi è stata regalata per Natale perché sono un grandissimo amante della fantascienza, conoscevo l'opera per fama. E non avevo mai visto l'anime, per cui non sapevo cosa aspettarmi da quest'opera qui. Me l'aspettavo come una sorta di interstellar, di un viaggio nelle stelle o qualcosa di poco. Più. Mentre in realtà mi ha sorpreso positivamente perché mi ha completamente spiazzato. Non me l'aspettavo così introversa, così intima come storia. L'opera è composta da 26 fasi, da 26 capitoli, e sono stati pubblicati in Giappone dal 1999 al 2004. Siamo nel 2075, quando ormai l'umanità ha colonizzato la Luna e ha stabilito una base spaziale sul nostro satellite, che serve praticamente come base per le future missioni spaziali che serviranno per esplorare il nostro sistema solare. I viaggi spaziali sono ormai all'ordine del giorno, ci sono tantissimi voli che servono a portare gente lungo e largo nel pianeta e anche per portare persone dalla Terra alla Luna, tuttavia ci sono numerosi detriti che vengono scaricati nello spazio per cui l'opera si concentra su un gruppo, su una navicella spazzina composta da tre persone che Lavorano su questa navicella che serve a ripulire lo spazio dall'inquinamento dei detriti e devono essere ripuliti per far sì che lo spazio, il cosmo, sia pulito e protetto. Noi seguiamo la vita, la routine, la quotidianità di questa piccola navicella spazzina capitanata dalla statunitense FE che, insieme a Yuri e ad Akimaki, agiscono, si muovono per pulire lo spazio cosmo. E renderlo bello, pulito e, e atto per i viaggi spaziali. Planetes parla di tantissime cose e, sotto sotto, si può definire quasi un'opera esistenzialista perché riflette molto su concetti provenienti dal mondo esistenziale, molto. Uh, si pone delle domande che trattano di diversi concetti sull'esistenza umana, sulla vita, sulla religione, sul significato della vita, della morte, quindi è davvero un'opera che va al di là del puro aspetto dell'avventura o del viaggio spaziale, ma non solo, la storia parla anche di tantissime altre cose, di superamento dei limiti umani, di esplorazione, di avventura, di tutto ciò che... Ehm, significa essere umano perché noi per natura siamo delle persone alla ricerca dell'avventura alla ricerca eh, di qualcosa che giustifichi la nostra vita quindi guardiamo alle stelle come un qualcosa da arrivare e quindi noi siamo dei pionieri siamo delle persone alla ricerca dell'avventura e quindi vogliamo esplorare più posti possibili vogliamo essere i primi a vedere un posto Vogliamo comunque espandere i nostri orizzonti, per cui l'opera mette in mostra anche questa prospettiva qui pionieristica di avventura alla ricerca di un qualcosa, un qualcosa che c'è al di là, tratta del complicato concetto dell'amore, dell'empatia umana, di tutti quei valori umani che sono importanti per instaurare e godersi appieno una vita È stratificata, ci sono tantissimi punti di riflessione, tantissime sfumature, tantissime prospettive che arricchiscono quest'opera qui, che è molto ben fatta e strutturata. Siamo un popolo alla costante ricerca di un qualcosa, guardiamo sempre al domani, e quindi a volte ci si dimentica della bellezza che ci circonda e delle persone che vivono costantemente con noi. Un'altra cosa che mi è piaciuta dell'opera è che non ci sono eroi predestinati o comunque delle persone destinate a compiere grandezze o comunque a avere un ruolo da protagonisti come se fossero dei supereroi che il fatto li guida verso determinate fasi di grandezza. No, la cosa bella di Planetes è che i protagonisti sono delle comuni persone. Noi seguiamo la loro routine quotidiana fatta anche di momenti stressanti e noiosi, banali. Quindi noi assistiamo al loro modo di fare, alla loro vita Ognuno dei nostri quattro personaggi principali ha un arco narrativo significativo che esplora la loro psicologia, esplora il loro modo di essere, li caratterizza, e ognuno di loro ha degli elementi eh, che portano avanti anche la macronarrazione e ad allargare le prospettive riguardo tematiche importanti all'interno della mitologia di Planet, quindi la loro prospettiva è molto intima, intensa, privata, personale, ma che offre una pluralità di sguardi, perché ci sono due protagoniste femminili e due protagonisti maschili. Tra i protagonisti troviamo Fe, che è il capitano dell'equipaggio, ed è una tabagista incallita dal carattere fumantino, perché è una che si altera spesso, ma che in realtà si rivela una persona comprensiva dal cuore d'oro, molto riflessiva. All'interno dell'opera avrà un tormentato e difficile arco di maturazione, che servirà per eh, farla riflettere sul suo essere madre, sui compromessi della vita e su quali siano i valori importanti della vita per i quali vale la pena dibattersi. Il suo arco narrativo è uno dei più tormentati e uno dei più completi e più belli all'interno dell'opera, in cui attraverso un flashback assistiamo alla sua tormentata infanzia che è stata segnata dai pregiudizi razzisti negli Stati Uniti. Fino ad arrivare al suo atto conclusivo in cui lei acquisisce maggiore consapevolezza sul modo di vivere, su ciò che vuole eh, dare da esempio per suo figlio e quindi diventerà una sorta di eroe, una sorta di punto di riferimento per la lotta contro la guerra. Dopo Fè troviamo Yuri che è un personaggio che viene, non dico liquidato subito all'interno della mitologia di Planetes però è quello che viene spiegato e caratterizzato immediatamente nelle prime sue fasi infatti chi legge Planetes si ritrova lui come protagonista assoluto mentre in realtà il suo arco è molto semplice ed è molto eh, pulito che si eh, risolve in pochissimo tempo si tratta di una persona che Evolve poco che ha raggiunto la pace dei sensi, molto equilibrata, molto calma e tranquilla. È una persona coerente, giudiziosa, molto affidabile che ha raggiunto, diciamo, una certa maturità e con il tempo ha acquisito dei valori etici e morali molto forti. Nel primo capitolo è un'anima tormentata e poi pian piano all'interno dell'opera, nelle prime fasi, acquisisce tutte queste caratteristiche qui che lo portano in una sorta di. Pace dei sensi in cui raggiunge l'equilibrio ottimale, in cui una persona riesce a giudicare in modo equilibrato e giudizioso tutte le, tutte le varie fasi della vita. Poi troviamo Akimaki che è il vero protagonista della storia, che è praticamente il classico Stupidotto. Testardo che però vuole emergere, vuole farcela a tutti i costi perché ha un sogno da raggiungere. Quindi, sotto questo aspetto qui sembra quasi il protagonista di uno shonen giapponese di classici manga, mentre poi in realtà all'interno dell'opera si porrà delle domande molto importanti su cosa significhi vivere e su cosa vuole in realtà dalla vita. Quindi si interroga sulla religione, sulla morte, sull'amore e sulla empatia tra esseri umani, colui che avrà un arco molto più lungo perché prenderà varie fasi dell'opera perché all'inizio sembra il classico ragazzino stupido e testardo quasi da spalla comica perché non è così intelligente successivamente attraverso un lungo percorso tormentato molto viscerale, molto fisico, molto crudo, molto violento Raggiunge una determinata maturazione, una certa comprensione. Diventa prima un essere freddo, razionale che mira solo al suo obiettivo, quindi raggiungere eh, e quindi far parte della spedizione su Giove, e poi pian piano diventa una persona compassionevole che riesce a comprendere tutte le cose importanti della vita, quindi l'amore, l'empatia e i legami tra le persone. Infine c'è Tanabe, l'ultimo membro, il più giovane, in sostituzione di Aki, perché viene eh, selezionato per far parte della spedizione von Braun su Giove. Eh, inizialmente, infatti, collaborano tutti e quattro e poi, successivamente, quando Aki parte, rimane lei col gruppo, rimane lei con Fè e con Yuri. Praticamente è la classica ragazzina giovane, inesperta, un po' ingenua, che però è sprizza amore. Ogni volta che parla, perché è praticamente una persona eh, empatica, una persona molto calorosa, affettiva, rimane molto coerente sui suoi valori sentimentali. Spesso il suo essere ingenuo la rendono una persona difficile da comprendere perché ha, ha spesso offre delle situazioni mh, incomprensibili per tutti coloro che hanno un minimo di eh, raziocinio. E lei invece è una persona emotiva. Una che agisce istinto, rappresenta tutti quei valori puri. Seppur sia un'opera di fantascienza, infatti, si svolge nell'anno 2075 la macrostoria e i piedi ben piantati nella realtà, perché ci propone una realtà futurista che potrebbe essere così un domani. Quindi, i piedi sono ben piantati a raccontare una storia reale, realistica. E inoltre si evince anche la volontà di non proporre una gigantesca esplorazione dove si può ammirare magari strane creature o comunque ambientazioni aliene. Quello che l'autore mette nel centro della storia è in realtà il focolare domestico, la famiglia, il calore umano, le interazioni tra esseri umani, la famiglia: la famiglia ha un ruolo principale importante all'interno della storia. Noi assistiamo alla famiglia di Akimaki, alla famiglia di Tanabe, alla famiglia di Fe e le loro famiglie hanno una funzione importante perché alla fine anche se si guarda al cosmo, alla storia, all'universo e alle stelle, alla fine ci si focalizza su piccole cose, su pochi valori sani perché la famiglia viene vista come colei che promuove e che eh, divulga valori etici e morali molto forti. Infatti uno dei passaggi più belli è quando Akimaki si interroga su cosa significa essere un buon astronauta e pone questa domanda alla madre. E la madre gli risponde che per essere definito un buon astronauta l'astronauta deve avere un unico obiettivo, un'unica qualità, ovvero tornare a casa vivo dalla propria famiglia. Questa edizione qui complete edition ci propone... Il tutto in grande formato e ciò è molto utile perché ci permette di apprezzare maggiormente le tavole che sono molto belle e molto ampie. L'unico neo è che, appunto, essendo un formato grande e ampio, a volte è un po' scomodo da leggere e da avere in mano, però, a parte ciò, permette di ammirare. Le splendide immagini, quindi splendidi disegni che sono davvero superlativi e ben fatti. I disegni sono una bellezza per gli occhi, le tavole sono grandi, si possono ammirare spesso. L'autore ci propone anche delle bellissime immagini a più pagine, tutte belle e grandi, in cui si può vedere tutto lo splendore del cosmo, dell'universo. Ogni incipit di ogni fase ci propone delle tavole a colori che sono davvero molto belle e che ci mostrano tutte le potenzialità visive suggestive di quest'opera, davvero, davvero tanta roba. I disegni sono davvero eccezionali, ricchi di dettagli e ben sfaccettati. Moderni con tavole ampie che rendono bene l'ampia prospettiva dello spazio, la maestosità delle stelle, la messa in scena e realistica. E non ci sono strane cose da classico fumetto di fantascienza. Si concentrano su aspetti concreti, sul lavoro, su tutto ciò che viene reso con un tratto pulito e discreto. Scenari mozzafiato che fanno emergere come vasto sia l'universo in confronto al nostro essere formica. Infatti, ci sono davvero delle tavole ampie, molto, molto belle. Quindi, ragazzi, l'opera merita davvero tanto. Io ve la straconsiglio perché a me è piaciuta davvero tanto. Parla di tantissime cose. Non è la classica storia di fantascienza, anzi. È quasi più una storia esistenzialista, filosofica che si pone domande sul senso della vita, davvero molto bella. Non c'è un ritmo forsennato, non è un viaggio esplorativo, non c'è un, un ritmo così incalzante, molto lento. Si prende il suo giusto tempo per caratterizzare, per esplorare e per parlare di valori davvero eh, umani molto forti. E quindi non troviamo l'invasione aliena, elementi alieni, scontri. Tellari, spaziali, conflitti eh, particolari, non c'è nulla di tutto ciò ed è privo di tutti quegli elementi spettacolari, tipici del genere fantascientifico. Non è adatto a tutti i palati. Però, se, secondo me, se apprezzate le buone storie, quelle che si fanno domande esistenziali sul senso della vita, può fare il caso vostro, e anzi, vi colpirà a pieno perché ci sono tantissime sfaccettature, tantissime strati di lettura tantissime nozioni che secondo me vi piacerà tantissimo planetes è il connubio perfetto tra realismo e fantascienza d'autore è un lungo viaggio viscerale e sofferente che si pone domande importanti esistenzialiste che tentano di spiegare il concetto della vita quindi ve lo straconsiglio davvero bello bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questa macro recensione di planetes di questo bellissimo manga di fantascienza di Makoto Yokimura, io ve lo straconsiglio e vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!